Ancora un saluto a tutti da Gerardo Paterna per RaiTV. Oggi intervistiamo, facciamo qualche domanda ad Alessio Beltrami di blogaziendali.com. Ciao Alessio, grazie per la disponibilità. Ciao Gerardo e grazie per l'ospitalità. È un piacere, è un piacere. Allora, Alessio si occupa a tempo pieno di marketing di contenuto, cosiddetto content marketing. Lo fa di fatto attraverso il blog aziendale, aiuta le imprese, i professionisti a trovare nuovi clienti attraverso questo strumento e con lui oggi cerchiamo di capire come un agente immobiliare può mettere a frutto questo strumento per poter trovare nuovi clienti e fidelizzarli. Allora, quindi non c'è una domanda specifica. Allora, content marketing, proviamo a calarlo sulle esigenze dell'agente immobiliare che si trova a dover ricercare sia clienti per acquisire case che clienti che poi disponibili ad acquistarle. Quindi c'è tutta una sfida legata anche alla reputazione, quindi all'incisività sul proprio mercato locale. Come il blog può per esempio aiutare quindi l'agente immobiliare. Certo, allora vabbè, prima premessa necessaria magari per chi non le avesse ancora messe a fuoco su cos'è esattamente questo content marketing. Quindi siamo abituati a pensare al concetto di marketing, se fermiamo 10 persone per strada, gli chiediamo cos'è il marketing, 9 persone ci diranno, forse anche 10, la pubblicità. E quindi per analogia per le nostre attività e per l'attività di un'agenzia immobiliare, pensare a un'attività di marketing significa fare pubblicità a un prodotto per vendere, per acquisire clienti, eccetera, eccetera. Primo punto importante da comprendere è che il marketing di contenuti lavora su un'altra dinamica. E lavora sulla dinamica che è quella di fornire dei contenuti che possano essere utili, interessanti, formativi, o che comunque abbiano un valore percepito molto alto per chi sta dall'altra parte, per fare in modo che quelli costituiscano il magnete per avvicinare a noi i nuovi clienti. E ovviamente l'errore più facile in cui cadere è quello di concepire un marketing di contenuti con gli stessi ingredienti della pubblicità. Lo dico perché è importante, diciamo, comprendere bene la distinzione, altrimenti ci si ritrova a fare una grande fatica, un grande sforzo, produzione di contenuti e poi non si vedono i risultati. Quindi la cornice del marketing di contenuti, parliamo di un blog, parliamo anche dell'attività sui social, chiaramente, perché sono contenuti anche quelli, di un video, eccetera, non può avere come oggetto dell'argomentazione il prodotto, in questo caso l'immobile, o meglio può averlo, ma in maniera molto limitata. Ma lo sforzo deve essere quello di riuscire a trasmettere qualcos'altro, e quel qualcos'altro, ovviamente a seconda di quella che è la vostra attività, può essere in un servizio dedicato che solo voi fornite, nella vostra capacità organizzativa interna di riuscire, a differenza degli altri, a risolvere una problematica specifica in una specializzazione che magari esiste, è molto forte e è motivo vostro di vanto, ma non è percepita dal mercato perché non è comunicata, perché chiaramente comunicando le caratteristiche dell'immobile uno non saprà che siete specializzati nel servire un certo tipo di mercato in un certo modo con servizi ad hoc. Ecco quindi una prima riflessione che secondo me può essere molto molto utile. Il blog è uno degli strumenti più importanti, ma se vogliamo più storici e anche con una soglia d'accesso tecnica molto molto bassa. Cioè, Uno strumento che è accessibile a tutti, accessibile a praticamente. tutti, considera che oggi scrivere un articolo su un blog dal punto di vista tecnico ci richiede la stessa fatica richiesta dall'invio di un'email, perché quando inviamo un'email alleghiamo un'immagine, a volte facciamo un eretto, andiamo a capo, facciamo un carattere un po' più marcato, sottolineato, la stessa formattazione di testo che c'è, non è la stessa cosa, però se so mandare un'email so anche accedere al pannello di controllo di WordPress e scrivere un articolo. E quindi ecco perché resta molto molto potente e è un contenitore molto interessante per i contenuti di un'agenzia immobiliare, perché sotto traccia dice una cosa: quando facciamo pubblicità sui portali, non sui portali, qualsiasi sia lo strumento, senza entrare nel dettaglio, sotto traccia c'è un messaggio: sto comunicando perché voglio venderti qualcosa. E quando noi ci accorgiamo che qualcuno vuole venderci qualcosa, alziamo istintivamente una barriera, e lo facciamo tutti, quindi è
succede dalla pubblicità in TV all'omino che vende il depuratore d'acqua in corsia al centro commerciale, quindi sappiamo già che quando ci guarda da lontano ci sta adocchiando e vuole fermarci per venderci il depuratore. Provi a deviare, e noi tentiamo di deviare. Il blog invece si presenta con tutta un'altra immagine, quindi è l'immagine di un contenuto che è una testimonianza del proprio lavoro, che è una comunicazione di riflessione, di pensieri. Certo, non basta riempirlo con dei contenuti, dobbiamo fare in modo che diventino funzionali ad avvicinare davvero i clienti a noi, ma già in partenza gode di una credibilità diversa. Quindi se noi le stesse cose le scrivessimo in un annuncio a pagamento, non sarebbe la stessa cosa. Chiarissimo. È molto molto importante. Diciamo che allora devi rispondere, deve essere utile. Cioè nel momento in cui espongo un contenuto, quel contenuto lì in qualche modo deve produrre un valore, un'utilità per chi lo legge, giusto? Assolutamente. La prova del 9 che io consiglio sempre di fare dopo aver prodotto un contenuto è porsi una domanda molto semplice. Questo contenuto è qualcosa che i miei clienti sarebbero disposti a pagare se fosse in vendita? E questa è una domanda molto importante da farci, non perché vogliamo venderlo quel contenuto, ma perché se una persona per quell'informazione sarebbe disposta a darvi anche solo un centesimo, significa che dedicherà del tempo, perché ovviamente nel contatto online la persona non è davanti a noi e quindi sai, quando parli a tu per tu con una persona subentrano una serie di meccanismi, di bon ton, di abitudini di buona educazione, per cui la lasci finire di parlare, cerchi di essere cortese e anche se non ti interessa, diciamo, te la sorbisci fino alla fine. Invece online non è così, alla prima riga se qualcosa non mi interessa schiaccio la X e vado su un'altra pagina. Ecco perché l'utilità dovrebbe essere centrale. Il nostro sforzo di trasformare i contenuti davvero in una risorsa preziosa, quindi per cui loro sarebbero disposti a pagare, ma noi gliela diamo gratis, dovrebbe essere sempre al centro quindi della nostra strategia. Ti dico di più, una delle cose su cui dovremmo cercare di fare un ulteriore sforzo è che oggi la semplice utilità non sempre basta. Ti faccio un esempio di un sito che tutti conosciamo, molto utile, ma che non genera business e che è obbligato a chiederci una donazione volontaria per continuare a utilizzare quei contenuti, che è Wikipedia. Perché? Perché non è legato a un modello di business, chiaramente è un altro caso, però per capirci, tutte le persone vanno su Wikipedia, tutte le persone consumano quei contenuti, ma la considerano una commodity, è una cosa che deve essere gratis, eccetera, eccetera. Il nostro sforzo è arrivare a un gradino superiore. Quindi trasformare il nostro contenuto da utile in rilevante. Come lo facciamo? Conoscendo bene chi sono i nostri clienti. Intendo dire, in una compravendita immobiliare ci sono tanti aspetti importanti. Comunicarli potenzialmente è utile su tutti i fronti. La sfida è comunicare quegli aspetti importanti e utili da conoscere in una compravendita immobiliare che il nostro cliente percepisce come un qualcosa di davvero importante. Quindi se c'è un aspetto che è importante, sarebbe utile conoscere, ma a lui non interessa, purtroppo stiamo sbagliando in comunicazione. Se lo conosciamo davvero, sappiamo che invece è molto sensibile ad alcuni aspetti, ad alcune tematiche, ed è su quelle che dobbiamo andare a schiacciare l'acceleratore. Perché in questo modo noi nel panorama di informazioni, che oggi è di una vastità incalcolabile, no? Per ciò che riguarda i dati che ci sono online, noi ci presentiamo esattamente con la risposta che lui stava cercando, che gli causa probabilmente dei mal di pancia o delle notti insonni, quindi che rappresenta per lui una vera urgenza, e questo significa essere rilevanti e passare davanti, no, a tutta la coda di contenuti che ci sono online che tentano di spiegare qualcosa o di essere utili, ma è avere la priorità, la prima fila da questo punto di vista. Bene, sempre esaustivo come al solito. Allora, un ultimo, guarda, ti lascio presentare in 20 secondi certo. il tuo libro per chi volesse cominciare a muovere i primi passi nel mondo del blog e del content marketing. Certo. Allora, sfrutta i contenuti, genera nuovi clienti e fai content marketing. Non sono molto capace a vendere i miei prodotti perché sono più capace a promuoverli qui, attraverso i contenuti. È un libro che ho pensato perché mi sono accorto che produrre i contenuti è un lavoro, è il mio lavoro, chiaramente. Non posso chiedere o pensare che imprenditori, agenti immobiliari, professionisti inizino un percorso che da zero li porta ad avere le mie competenze. Però ci sono
degli aspetti che una volta compresi, anche in maniera molto meccanica se vogliamo, a livello di regolette, ci mettono sulla strada giusta, ci mettono nelle condizioni di sfruttare i contenuti senza fare brutte figure o creare l'effetto boomerang, perché i contenuti possono essere anche questo, e andando a beccare in maniera semplice quei punti che funzionano sempre. Io li ho raccolti, li ho riassunti con un mio metodo semplificato all'osso in questo libro, proprio pensato non per gli addetti ai lavori, non per chi fa il mio lavoro e deve fare aggiornamento professionale, ma per chi è lontano dalla produzione dei contenuti, non ha mai girato un video, non ha mai fatto un podcast, non ha mai scritto un articolo per un blog, però avrebbe tante cose interessanti da dire e forse gli servono quelle poche informazioni che lo portino online e lo portino vicino alle esigenze dei suoi clienti, diventando così la risposta. Benissimo. Allora, grazie mille Alessio per il tuo contributo preziosissimo. Grazie Gerardo. Grazie mille a voi per averci seguito. Ci vediamo la settimana prossima con un'altra intervista, sempre su RaiTV. Grazie a tutti.